Sentiamo l'Italia dei Valori Ma su noi questo che abbiamo, ce l'ha già ripeto, accennato prima. raccolto le firme proprio per evitare le liste bloccate che riteniamo siano Ma voi non soltanto tenete lì il voto di scambio? Ma il voto Le di preferenze scambio, storicamente nel nostro paese hanno fatto talmente ma tanti non sempre, danni che... non mi pare che siano la causa dei mali del nostro paese il fatto, perché da quando ci sono le liste bloccate mi pare che il paese stia andando molto bene, né che in Parlamento abbiamo aumentato la qualità dei parlamentari, dico obiettivamente, nelle ultime legislature. Allora il problema è completamente diverso. Io credo che bisogna dire basta al controllo delle segreterie o dei segretari rispetto ai soggetti da eleggere. Facciamoli scegliere i cittadini, non c'è niente di male. E tanto lo stesso Renzi ha detto, ma poi io farò le primarie Però per scegliere. Farò le primarie per della scegliere. Libertà di mandato. Lei prima ha detto, no, se ma ricordo mandato, bene, certo, quindi li scelgono, ma fanno quello che dicono i partiti. Ma è una cosa diversa. Come funziona? No, è una cosa diversa. Come funziona? Perché se io voto con la preferenza significa che ho preso io quel consenso e al limite posso permettermi il lusso di cambiare idea. Ma se io sono messo lì in una lista bloccata, ma lei non ha detto non prima sono che bisogna votato, abolire. Non sono votato. Bisogna abolire, bisogna mettere le preferenze. No. A lei e ha quindi detto che se ci il sono vincolo di mandato. No, bisogna togliere, se uno è di un partito, bisogna deve rimanere... togliere il vincolo di mandato nel momento in cui ci sono le liste bloccate. Nell'ultima legislatura hanno cambiato casacca più di 100 parlamentari che non sono quindi stati lei vuole votati. Un sistema rigido. Io voglio un sistema dove un parlamentare, se ritiene di cambiare casacca, va a casa anziché cambiarla, soprattutto quando non ha preso preferenze, perché è stato eletto in una lista bloccata. Se a me il segretario di un partito ti mette al numero uno e vieni eletto, hai preso i voti tu o li ha presi il tuo partito, nel momento in cui cambi idea, abbia la dignità di andartene Messina, e fai entrare con. Tra le proposte ecco che tema, nel dibattito ecco interno di queste problema. Ore anche dopodiché se anche Renzi, se anche Renzi sente l'esigenza di fare le primarie ecco, per scegliere i candidati da mettere nella lista bloccata, vuol dire che anche lui ci trova qualche anomalia, ma in tutto questo. Noi sentiamo il bisogno di avvicinare vede, no, male, ma questo è giusto e ha fatto bene il segretario nostro ad annunciare male. Questa cosa. Io credo che nel dibattito Renzi ha detto io sarei per le preferenze, però siccome Forza Italia non le vuole e questo accordo, per fare questo accordo ciascuno rinuncia a qualcosa. Ha detto anche in maniera pragmatica dice, se vogliamo siccome, fare l'accordo questo accordo comporta tante sicuri, cose importanti oltre certo, alla legge elettorale, ma siamo sicuri che questa rinunzia è la cosa migliore a cui rinunziare? Appunto, questo è il tema, tra le proposte e lui è la che, cosa a cui da cedere a Berlusconi, questo è il tema. Tra le fino ad oggi abbiamo di parlato cui... con questo, la mancanza di rappresentatività degli eletti in Parlamento. Verini, Verini. No.